È il 1968. La rivista Beat, rivista milanese di critica d'arte diretta da Daniela Palazzoli, pubblica in inglese nel numero di marzo-aprile 1968 l'annuncio dell'evento UFO, oggetti volanti inutili, organizzato da Bruno Munari e Daniela Palazzoli a Monte Olimpino, in provincia di Como. Sede di un centro sperimentale di filmologia fondato da Bruno Munari e Marcello Piccardo. In questo caso l'acronimo UFO assume un particolare significato, Useless Flying Objects. In un momento storico in cui il mondo è sconvolto da conflitti, in particolare la guerra del Vietnam, il cui cielo è attraversato da velivoli militari, a Monte Olimpino il cielo diventa uno scenario ludico di nuovi e pacifici voli dell'immaginazione, con palloncini, aquiloni e mongolfiere. Il ventennio 60-70 segna per l'Italia e per il mondo un passaggio fondamentale che nell'arte si manifesta nella messa in discussione delle forme artistiche tradizionali e il lavoro di Gianfranco Brebbia, filmmaker di cinema sperimentale degli anni 60-70, si inserisce a pieno in questo contesto rivoluzionario che caratterizza in questi anni anche la scena artistica della provinciale città di Varese. E così la notizia di un happening, di oggetti che si librano nell'aria, non sfugge al cineasta varesino e, davvero ammiratore del cielo, decide di fare di questo happening il soggetto di un suo film, dal titolo appunto UFO, il film che vedete ora proiettato sullo schermo alle mie spalle. E sarebbe sbagliato definire documentario il film dedicato a Monte Olimpino, perché Brebbia desidera esprimere sulla pellicola il suo momentaneo stato d'animo e soprattutto l'atmosfera di febbrile entusiasmo che anima l'evento. Gianfranco Brebbia, attento osservatore delle avanguardie internazionali e testimone consapevole del suo contemporaneo, rappresenta uno dei protagonisti del panorama del cinema sperimentale d'artista. Nella sua produzione vuole consapevolmente fondere insieme avanguardia e a volte ironia, ricoprendo il ruolo di osservatore attento della realtà che lo circonda. Nei suoi film ritroviamo infatti da una parte alcune denunce, come lo scempio architettonico realizzato dal boom edilizio degli anni 60, e dall'altra parte una grande ammirazione per la nascita di nuove forme d'arte, utilizzando un linguaggio molto personale, moderno e possiamo affermare ancora oggi all'avanguardia. E veniamo a Extremity 2. È proprio nel 1968 che Brebbia decide di realizzare Extremity 2, il suo 42esimo film, la pellicola Super 8 che dà il nome a questo incontro di oggi, il film che proietteremo tra poco. L'autore scrive sull'astuccio del film: esperimenti filmici, incandescenza, filtrare il sole, riprendere attraverso la finestrella di un proiettore che funziona solidi geometrici rotanti e riflettenti raggi colorati. Questo è il contenuto della pellicola Extremity 2, ovvero il risultato di prove, errori, esperimenti a dimostrazione di un'inarrestabile creatività. Il film è stato presentato in Francia nel dicembre 2017 all'Istituto Nazionale di Storia dell'Arte a cura dell'Università 3 di Parigi e viene proiettato oggi per la prima volta in Italia dopo 50 anni alla Triennale di Milano. Partiremo da qui per intraprendere un percorso di sorprendente attualità storica e culturale. Il workshop Extremity 2 propone quindi la scoperta delle tecniche di ripresa e di rimaneggiamento sulla pellicola stessa, utilizzata come supporto materico, tecniche che Brebbia mette in atto per dimostrare come l'immagine della realtà può non essere come appare e può essere modificata da un lavoro manuale alla moviola, o ancora meglio, da una cinepresa come la Bolex Reflex H8, utilizzata come estensione del proprio corpo. Così Gianfranco Brebbia la definisce. Cerchiamo oggi di unire passato, presente e futuro, dove la parola sperimentazione è intesa come stimolo a superare le parvenze delle cose per riattivare la percezione impigrita dagli stereotipi e spingere lo sguardo più in là. Benvenuti a Extremity 2.